Messaggio del Capo dello Stato alle Forze Armate. Il 4 novembre celebriamo la conclusione della Grande Guerra, una tragedia che causò enormi sofferenze all'intero continente europeo e provocò lutti in ogni contrada d'Italia. Una catastrofe voluta dagli uomini che pur nelle sue immani proporzioni non riuscì ad evitare nel secolo scorso un altro conflitto mondiale e guerre regionali che hanno continuato a devastare l'Europa. In questo giorno in cui ricordiamo la conseguita completa unità d'Italia e rendiamo onore alle forze armate, rivolgo il mio pensiero commosso a tutti coloro che si sono sacrificati sull'altare della patria e della nostra libertà per l'edificazione di uno Stato democratico ed unito. Coltivare la loro memoria significa comprendere l'inestimabile ricchezza morale che ci hanno trasmesso e rappresenta per tutti noi lo stimolo più profondo ed autentico per adempiere ai nostri doveri di cittadini d'Italia e d'Europa che credono nella solidarietà e nella convivenza pacifica fra i popoli. Nel loro ricordo intramontabile rendo omaggio alle sacre spoglie del Milite Ignoto, rappresentante di tutti i figli d'Italia di quella generazione che quasi un secolo fa diedero la vita per il nostro paese. Quest'anno ricorre il centenario della ritirata di Caporetto, un episodio estremamente doloroso per i soldati e per le popolazioni coinvolte, a cui tuttavia l'Italia seppe reagire con orgoglio e la determinazione di una giovane nazione. Numerose furono in quei difficili giorni le testimonianze di eroismo e di sacrificio dei nostri soldati. Intere unità vennero chiamate a resistere fino allo stremo sacrificio, soccombendo di fronte a forze soverchianti. Tanti di quegli eroi sono rimasti ignoti, ma tutti loro, e a quanti ci donarono il compimento del disegno risorgimentale, va la gratitudine del paese. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, alla vostra abnegazione e professionalità appartiene la custodia di una tradizione di valori, civiltà e cultura propri della nostra storia. Siate sempre degni del giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica. A voi è affidata la presenza dell'Italia in diversi contesti di crisi al servizio della sicurezza del Paese e della comunità internazionale. A voi tutti porgo il mio augurio ed un affettuoso saluto con l'espressione della più viva stima a nome dell'intero popolo italiano. Viva le forze armate, viva la Repubblica, viva l'Italia, il Capo dello Stato Sergio Mattarella.